Guarda, e sarò molto sintetico perché non voglio ripetere quello che hanno appena poc'anzi detto i colleghi di Loa Noi. Io credo però che la serata vada assolutamente giudicata positiva. Va giudicata positiva anche perché evidenzia quelle che sono le professionalità delle persone che sono state messe in campo. Alludo al comandante dei vigili, che certamente è una persona che non si limita solo al suo ruolo, ma è certamente per il comune di Loano una persona decisamente creativa. Se devo fare una lamentela, l'ho fatta poco fa anche in sede assemblea, è quella che in questo comune manca del coraggio, perché abbiamo visto che buona parte di tutte quelle che sono le preoccupazioni e gli allarmismi che lo Stato ha nella tutela della nazione, buona parte di queste vengono demandate ai comuni, senza indicare, come dicevo prima, quali che siano i mezzi per poter sopperire ad una sicurezza che sia una sicurezza assolutamente a 100 gradi. Io ribadisco e me ne assumo la responsabilità, fossi il sindaco non passo un'estate con il comando dei vigili sotto organico. Noi quest'anno abbiamo visto i vigili poche volte di sera, abbiamo visto i vigili certamente arrancare nel prestare servizio, ma quello che è mancato in una maniera più totale è che la tranquillità di un paese la vedi anche quando le pattuglie girano. E se alludiamo e se facciamo ricorso alla memoria, ci rendiamo conto che solo pochi anni fa, cito il nome, l'assessore Piccinini era insieme ai vigili a fare dei posti di blocco, era insieme ai vigili al centro del paese a fermare dei balordi che in un modo o nell'altro davano fastidio al turismo. Stasera abbiamo parlato tanto di turismo, il turismo non è solo quello che si fa sulla spiaggia, ma è la pulizia delle strade, il turismo è anche l'accoglienza che noi diamo alle persone, e si sposa con tutti quegli argomenti che abbiamo fatto oggi. Ma non è solo la sicurezza, lo ribadisco, perché se no fuorviamo il coso, ma ci va una creatività che è una creatività diversa, che non può essere solo indicata e sviluppata da quelli che sono i dirigenti del Comune.